Basta parlare di viaggio, anche se è stato bello, non ce l'abbiamo con gli articoli 31, ce l'abbiamo con noi, chiaramente con Danilo, che ha raccontato la sua permanenza a New York, visto che abbiamo approfittato della settimana di ferie per andare tutti insieme. Sì, sono sembrati 20 giorni, invece sono stati solamente 8, perché io ho mia moglie che c'ha sto vizio, che qua ti fa una tabella di marcia che sembra un allenamento. Che qua andiamo in viaggio, sta sempre lì a battere il dito sull'orologio. Dai, che dobbiamo fare. E poi aveva prende, lei fa tutti, diciamo, organizzato agli orari, gli orari, allora, quindi devo dire, se arrivi piccolo, tardi, un piccolo, come dire, ci hai mai fatto caso che quando vai con Arianna è impossibile darsi un appuntamento? No. Allora, ho visto Danilo ed Arianna all'inizio del ponte di Brooklyn, che è lungo all'incirca un miglio, se non sbaglio, insomma, sì, comunque un chilometro, e fa: adesso noi andiamo a piedi dall'altra parte, venite con noi. Arianna, ma è lontano. Ci vogliono 40 minuti. Vabbè, vai. Vai. Dopodiché, altra situazione. Dove siete? Siamo che sono in questa zona della città. Voi dove siete? Qui, beh, siamo abbastanza vicini. Ci vediamo. Poi tu cammini un po'. Arrivo. Lento, guardi le vicine. Allora ci vediamo lì. No, siamo già arrivati dall'altra parte. Quanto no, cazzo avete camminato? No, ma poi a Brooklyn, tu gli avevi detto ad Arianna: guarda che dal ponte allo stadio è tanto. Lei voleva andarci a piedi. Io l'ho supplicata: ti prego, prendiamo un calesse, qualsiasi mezzo. Ma non, infine, ci siamo andati con l'autobus. Almeno 20 km. 20 km al giorno. Infatti, abbiamo preso solamente un chilo. Con tutto quello che ci siamo mangiati, vabbè, 20 km ci siamo tenuti alla grande. Anch'io ho preso alla un chilo, mi sono mangiato il mondo, veramente. Alla grande. Ma cambiamo rubrica. Sì. I nostri ascoltatori mi scrivono le loro, diciamo, disavventure. Oh, poverini. per tirarmi su di morale. Ah, certo. Poi soprattutto, ecco, adesso che io sono un po', diciamo, c'ho il down del dopo viaggio, sapete, certo. Noi che riprendere dalle vacanze, noi ci vorrebbe un viaggio per riprendersi dal viaggio. Noi che viaggiamo poi quando torniamo abbiamo il down. Quindi loro mi hanno scritto le loro cose e piccole io, però sì, sono piccole, che ci dà modo di fare la rubrica c'è chi sta peggio, quindi certo. Tiriamoci su il morale. Elisa ci scrive: ciao, sono Elisa e sono il tutor aziendale di uno stagista. Sì. Che fa stagista, sì. Stagisti, che fa, per stagista tanta roba, che fa 20 domande al minuto e dopo una settimana di lavoro ancora non ci ha capito un cazzo. C'è chi sta peggio, Elisa. Vabbè, devi essere un po' paziente, poi sì. I ragazzi così sono quelli che poi esatto, diventeranno lo zoccolo duro. No, quelli, no, sì, certo, sì, deve apprendere, certo. Io ero quel tipo di stagista, infatti poi. Ma perché stagista? Caso strano, cambiavo lavoro. Dicevo, guarda, non l'ho capito, l'ho capito. Ciao, sono Barbara e per la seconda volta in una settimana. Lei dal frigo. Sì. Aspetta, la rifaccio perché. La rifaccio. Ciao, sono Barbara. Per la seconda volta in una settimana. Ancora il jet lag. Così quanto vado avanti questa storia del jet lag. Sembri me con l'ora legale. Ma scusa, è un'ora di sonno. Motore, azione, Tito. Ciao, sono Barbara e per la seconda volta in una settimana dal mio frigorifero le coinquiline mi hanno rubato la cena con tanto di etichetta sopra. Secondo voi l'hanno fatto apposta? Sì, certo. Dipende. Tipo, c'era altro nel frigo. Se cucinavo io, sta sicuro che non la rubavano qua a cena, però c'è sto problema tra coinquilini, tra, diciamo, che mettono l'etichetta. Esistono le come si chiama, cassaforti da mettere all'interno del frigo per evitare che ti rubino il pranzo, no? I cassaforti sì, con la combinazione. Dentro che ci metti? Tipo la pagliata. Però eviti che te la aprano. Mi ricordo sempre la regola del coinquilino di merda, no? Che se non ce l'hai vuol dire che sei tu. Che sei tu, esatto. Andiamo avanti. Sonia ci dice che si è caricata a piedi due piumoni per il cambio stagione. Uh-huh. Mazza, già lo sta a fare. Ne è un po' presto. Ha fatto 700 metri con i piumoni sotto il sole, è arrivata davanti alla lavanderia ed era chiusa. No. Allora la domanda delle domande, questa è una domanda che faccio io. Voi il piumone lo riponete lavato oppure lo lavate quando lo riprendete? No, lo devi lavare prima, se no è. Penso sai che prima. C'è dentro. Sai quando apri il contenitore. Quindi si fa prima. Per evitare che non odori proprio di. No, diciamo, intanto, visto che c'è stai, lo butti via lì così. Capito? Poi dopo ci ripensiamo tra 3-4 perché mesi. Perché tu non hai il contenitore per i piumoni. Perché lo chiudi e così non si sposta. Quello sottovuoto. Allora. No, però tu lo nel sottovuoto.
foto lo riponi pulito. Certo. È che ce lo metti. Quando lo apri, sai che esce. Vabbè, i ricordi. Ricordi, che bella stagione. Ti ricordi tutto quello che hai mangiato la stagione prima? Senti, sa di peto 2022. Vai avanti. Anche Marta ha fatto il cambio di stagione questo periodo e si è resa conto che tutti i vestitini, quelli belli dell'estate scorsa, non gliene sta manco uno. Perché uno? E si è ingrassata, vabbè. Che gli fa? L'attillato, quest'anno va di moda. L'attillato, quindi va tranquillo. L'attillato. L'ultima c'è chi sa. Roberta scrive che il cane gli ha fatto la cacca in salotto. Lei non se n'è accorta. No. E il robottino. No! Basta! Io non c'ho né cane né robottino. Spegni tu. Ciao. This is my last confession.